Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, 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 per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, misericordia
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, 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 e del mondo intero. Thank you.
scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Litania alla Divina Misericordia. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in te. Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che scoresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù, confidiamo in te. Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in te. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che istituisti il sacramento del battesimo, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno, confidiamo in te. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, confidiamo in te. Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria, confidiamo in te. Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia, confidiamo in te. Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confidiamo in te.
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, in cui siamo immersi. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Confidiamo in te. Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza. Confidiamo in te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Amen. O dolce Gesù, continuiamo ad adorarti. Con te abbiamo pregato il Padre perché abbia misericordia di tutti noi e di tutto il mondo, di tutti gli uomini, di ogni popolo, di ogni religione, misericordia. Ora vogliamo entrare a contemplare il tuo cuore. Aiutati dalla coroncina che penetra i misteri del tuo cuore, sacratissimo. Ma per fare questo abbiamo bisogno dello Spirito Santo, che ci apra ancora di più il cuore, la mente, per accogliere la tua grazia. Vieni, Santo Spirito. Coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Amorissimo mio Gesù, pensando alla bontà del tuo cuore, tutto pieno di pietà e di dolcezza per i peccatori, mi sento colmare di fiducia di essere da te bene accolto. Ho commesso tanti peccati, ma ora, come Pietro e come la Maddalena, li piango e li detesto, perché, offendo te sommo bene, ti prego di perdonarli. Fa che io sia pronto a morire, piuttosto che offenderti ancora, e viva solo per riamarti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Anche noi li rimettiamo ai nostri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuor del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Benedico, Gesù mio, l'umilissimo tuo cuore, e ti ringrazio che nel darmelo come esempio non solo mi inciti a imitarlo, ma a costo pure di tante tue umiliazioni me ne indichi a piani la via. Perdonami, perché sono stato cattivo ed ingrato. Non più superbia e vanità, ma con cuore umile voglio seguirti e ottenere pace e salute. Dammi forza e benedirò in eterno il tuo sacro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuor del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo tuo cuore e ti ringrazio di tanti meravigliosi esempi di vinta sofferenza a noi lasciati. Essi mi rimproveravano la mia delicatezza insofferente da ogni piccola pena. Infondi nel mio cuore, o Gesù, un fervido e costante amore alla croce, alla mortificazione e alla penitenza, affinché, seguendoti al Calvario, giunga con te alla gloria, alla gioia in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuor del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Davanti al mensuotissimo tuo cuore, caro Gesù, io mi vergogno del mio, così diverso dal tuo. Purtroppo, ad un gesto, ad una parola in contrario, mi inquieto e mi lamento. Perdona i miei impulsi e dammi grazia di imitare per l'avvenire, in qualunque contrarietà, l'inalterabile tua mansitudine e così godere perpetua e santa pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuor del mio Gesù, facultami sempre più. Si cantano lodi, o Gesù, al generosissimo tuo cuore, vincitore della morte e dell'inferno. Resto più che mai confuso al vedere il mio povero cuore così meschino, che teme di qualunque diceria e rispetto umano. Ma non sarà più così. Da te imploro la forza coraggiosa di combattere e vincere in terra, per trionfare poi lieto con te nel cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dolce cuor del mio Gesù, facultami sempre più. Preghiera al cuore Maria, Vergine Madre nostra. Per i meriti del tuo cuore dolcissimo, impetrami, o grande Madre di Dio e Maria mia, e Madre mia Maria, una vera e fedele devozione al Sacro Cuore di Gesù, tuo Figlio, affinché io, racchiuso in esso con i miei pensieri ed affetti, adempia tutti i miei doveri e con alacrità di cuore serva sempre, ma specialmente in questo giorno, Gesù. Amen. Adesso facciamo le litanie. Litanie in onore del Sacro Cuore di Gesù. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio redentore del mondo che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, abbi pietà. Cuore di Gesù, unito alla persona del Verbo di Dio. Cuore di Gesù, maestà infinita. Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio. Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo. Cuore di Gesù, Casa di Dio e Porta del Cielo. Cuore di Gesù, Fornace ardente di carità. Cuore di Gesù, Fonte di giustizia e di carità. Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore. Cuore di Gesù, perfezione di ogni virtù. Cuore di Gesù, degno di ogni lode. Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza. Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità. Cuore di Gesù, in cui il Padre si è compiaciuto. Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna. Cuore di Gesù, paziente e ricco di misericordia. Cuore di Gesù, generoso verso tutti coloro che ti invocano. Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità. Cuore di Gesù, espiazione dei nostri peccati. Cuore di Gesù, colmato di insulti. Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe. Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte. Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia. Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione. Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra. Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra. Cuore di Gesù, offerto in sacrificio per noi peccatori. Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te. Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te. Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Dio, Padre buono, nel cuore di tuo figlio celebriamo le meraviglie del tuo amore. Da questa fonte inesauribile riversa su di noi l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gesù, tu ardente d'amore, per noi peccatori lontani da Dio, tu chiami noi tutti al cuore tuo santo per darci il perdono, nome del Padre. Il tuo cuore Gesù ci dona la vita, ci dona l'amore che mai finirà. Il tuo cuore Gesù ci dona la vita, ci dona l'amore che mai finirà. Dio dolce Gesù, dopo essere stati nel tuo cuore, avere penetrato le dolcezze del tuo cuore, Gesù, vogliamo recitare il Santo Rosario affinché alla dolce Mamma del Cielo, con lei e per sua intercessione, possiamo rinnovare i frutti della tua passione per noi e per tutti. Desideriamo consolare il tuo cuore tanto afflitto dal peccato nel mondo e assieme a te riparare per la salvezza di tutti gli uomini. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Entriamo in questo cuore che soffre e porta in sé tutti i peccati del mondo e li consuma nella fornace ardente del suo amore, nel suo cuore. Quanto amore, quanto dolore. Per questo noi ti ringraziamo, o Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Secondo mistero, contempliamo la flagellazione di Gesù.
O Gesù. Veniamo in quel momento in cui tu sei stato legato alla colonna, così da essere completamente in mano ai tuoi carnefici e flagellato per i nostri peccati, come delle bestie selvatiche volevano sbranarti. E tu hai accolto tutto con immenso amore, perché il tuo cuore è solo amore, la sua essenza è amore. In ogni frustata tu riparavi e dalle tue piaghe uscivano luce che andavano a toccare i cuori e pensavi anche a noi, Gesù. A noi, in questo momento, a ciascuno di noi. Grazie, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
prega per noi e per il mondo intero. Pace e amore, dona al cuore, pace e amore, dona al cuore, al mio cuore, Gesù. Terzo mistero, contempliamo l'incoronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, è coronato di spine il capo, ma in realtà anche il cuore è coronato di spine. Difatti, in tante rappresentazioni, il cuore di Gesù è rappresentato proprio coronato di spine. Gesù è venuto a purificare, a risanare mente, corpo, spirito, pensieri, parole, azioni, nella mente e nel cuore. Ti chiediamo, Gesù, per la grazia, per la santità, per il sangue del tuo cuore, di purificare le nostre menti e il nostro cuore da ogni peccato. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Mistero, contempliamo la condanna a morte di Gesù e la salita al Calvario, carico della croce. O Gesù, quanto hai aspettato questo momento. Sin dal tuo concepimento tu pensavi alla salvezza di tutti noi. Qual è l'uomo che con gioia si avvia al proprio Calvario? Solo te, Gesù, con un cuore umile, mite e pieno di amore, guardi la croce come l'eredità per tutti quanti noi. Nella croce si compiva il culmine della tua opera di redenzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Thank you.
mistero, crocifissione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Consumatum est, tutto è consumato. Gesù alla fine viene trafitto da una lancia, dal cuore sgorga acqua e sangue ed acqua. Non ha più sangue. È stato un miracolo anche all'essere arrivato lì, in croce, lucido. Tutto ha donato per noi Gesù. Questo è un atto più grande, infinito, d'amore che mai uomo abbia potuto fare, ma lo poteva fare solo un uomo Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, per noi. Grazie Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictus fructus ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Secondo le intenzioni del Papa e per le anime del Purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Tantum ergo ut sacramento, genitor
Sacratissimo Cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetta la Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio con i suoi angeli. Inizio la seconda parte di questa giornata. Intanto vorrei ringraziare a nome di AIASM, che è l'Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani, voi tutti qui presenti e chi ci sta seguendo in diretta su Fano TV e quelli che ci seguiranno sui canali YouTube di AIASM. Ringrazio anche e soprattutto Don Piero per l'ospitalità per questa giornata di preghiera, che è la prima giornata di un percorso che porterà il 24 e il 25 di giugno alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, che faremo a Loreto con la presenza di Monsignor Dalcin, e il 25 giugno, ripetendo la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria che abbiamo fatto lo scorso anno, in maniera da onorare e consolare il Sacro Cuore di Gesù in unione al Cuore Immacolato di Maria. Questa, diceva, è la prima di cinque appuntamenti di questo genere. I prossimi saranno i primi sabato di ogni mese fino a tutto maggio, poi giugno a Loreto ci sarà la conclusione, che è aperta a tutti. Quindi chi fosse interessato a ci partecipare due giorni ci può contattare, trova dei nostri riferimenti sul sito www.aiasm.it, dove tra l'altro troverete anche le registrazioni sia della giornata attuale ma anche di tutte quelle che abbiamo fatto lo scorso anno per la consacrazione al Sacro Cuore, al Cuore Immacolato di Maria ed altre iniziative che abbiamo fatto. Quindi lì potete trovare tutto. E non rubo altro tempo, solo per fare questi ringraziamenti doverosi ma soprattutto sentiti, e senza rubare tempo lascio la parola invece a Domenico Maria Bruscolini, che ha conosciuto molto bene Don Elia Bellabuono e quindi ci spiegherà un po' la vita, la figura di questo grandissimo sacerdote, che è strettamente legata alla realizzazione di questo santuario. Grazie a tutti per la vostra presenza. Buonasera. Ho conosciuto Elia Bellabuono nel 1969. Venne a casa mia, restò per molto tempo,
mi regolò tante cravatte. Siccome avevo 15 anni, tieni, mi regolò di cuore tante cravatte che io misi poi nel tempo, ancora andavo a scuola e andavo con la cravatta, ma questo è una piccola cosa. Che cosa aveva questo ciabattino? Perché io lo conosco come ciabattino. Aveva degli occhi azzurri. Se uno li guardava, la prima cosa che gli poteva venire in mente, occhi così, non hanno né pensato né commesso un peccato. Erano di una luce straordinaria. Venendo nel 69, i suoi padri spirituali, Monsignor Picardi e Padre Longoni, gli permettono di parlare del Sacro Cuore. Il 3 di settembre del 41, così riportano le note sui libri, Elia è nel seminario di Lonigo e Gesù gli appare dopo aver fatto la Santa Comunione e il raccoglimento e dice: dal tabernacolo, esce una nube bianchissima, si alza sopra il tabernacolo ad una certa altezza, si apre e in quel momento esce la figura maestosa di Gesù, alto, biondo, con i capelli ricci sulle spalle, una barbettina, gli occhi azzurri, ha un manto d'oro sulle spalle, con la mano sinistra tiene il mantello, mentre con l'altra mano è rivolta verso il Sacro Cuore che è esterno alla veste bianca e la veste bianca si macchia di sangue. Gli appare su una nuvola, appoggiato su una nuvola, e calza i sandali alla romana. Lui lo sa cosa sono i sandali alla romana, perché lui era un ciabattino. Nasce il 12 ottobre, l'8 ottobre del 1912, a 4 anni perde il papà. La sua famiglia era numerosa, era 17° figlio su 18. 4 anni dopo, in piena prima guerra mondiale, suo papà cade dal carro e muore. La mamma lo fa studiare fino alla seconda, massimo terza elementare, ma lo manda subito a imparare il mestiere da calzolaio, perché doveva aiutare la famiglia. Ma la mamma lo manderà sempre al catechismo e lui tutte le volte a fine anno andava a Milano dal Cardinal Schuster a sostenere le prove che tanti ragazzini dovevano sostenere perché erano i più bravi della parrocchia. E lui vinceva sempre su tutti gli altri. Farà la Seconda Guerra Mondiale in Albania, ritornerà e il suo parroco sa che lui ha un desiderio grandissimo di diventare sacerdote. Lo scoglio era la sua poca istruzione. Il parroco scriverà tanti seminari, risponderanno i gesuiti che lo accoglieranno come seminarista. In un primo tempo era il portinaio a Gallarate dei gesuiti, ma lo accoglieranno a Lonigo, nel seminario di Lonigo. E lì ha questa apparizione, Gesù che esce dal tabernacolo e gli dice la prima cosa: mi ami tu figliuolo? Sì Gesù che io ti amo. Ama il prossimo tuo come tu ami me. Sì Gesù lo farò. Questa risposta, sì Gesù lo farò, sarà sempre sulla bocca di Don Elia, perché tutte le cose che Gesù tempo per tempo gli chiedeva, lui le faceva. Sì, Gesù lo farò. Ma cos'era la sua missione? Salvare quelle anime sparse per tutta Italia, care al Signore, che si erano un po' dimenticato, erano di pregare, stavano per commettere un ulteriore peccato. Gesù mandava l'Elia per fermarli
gli diceva di non commettere quel peccato, glielo descriveva che cosa stavano per fare, perché Gesù gliel'aveva detto, gliel'aveva anticipato. E il suo compito era di dire: mi manda il Sacro Cuore, andiamo a confessarci, andiamo a fare la comunione, restiamo in grazia di Dio, perché Gesù, se mi ha mandato, vuol dire che ti ama in modo particolare. E lui faceva questo. Pensate, dal 1941 parla a noi nel 69. Pensate quante persone ha salvato. Tantissime. Salvate dal peccato. Viene in Urbino e comincia a raccontarci queste cose. Ma noi siamo scettici. Uno che viene da Domodossola, faccio il ciabattino, ti parla di Gesù, vedo Gesù che esce dal tabernacolo, ma non riusciamo neanche noi a credere a queste cose. Sì, lo ascoltiamo benevolmente, ma che cosa fa Gesù? Il giorno dopo aver parlato a sacerdoti, professori, medici, insegnanti, tante persone in casa mia, Gesù gli apparirà nella chiesa di San Francesco. Lui sta pregando sotto quell'immagine, sotto c'è ancora il tabernacolo, e Gesù gli dirà: bravo Elia, hai ubbidito ai tuoi padri spirituali che ti hanno consentito per parlare di me per la prima volta. Ti farò costruire una chiesa. Sì, va bene, Gesù dispare, ma a quel colloquio c'è una signora che lo osserva, perché Elia spesso andava in estasi quando aveva l'apparizione di Gesù, si sollevava dal terreno, tu potevi fare qualsiasi cosa, che lui era preso da questa apparizione. Questa signora lo vede, intuisce qualcosa. Lo segue, arriverà fino a casa mia, suonerà alla porta, sono io che gli apro, e si presenta: sono il conte Petrangolini, vivo a Roma e ho visto una cosa in chiesa, un uomo che era in estasi. E che io dico: scusi, è quello lì che sta iniziando a parlare? Sì, è proprio quello. Facciamo accomodare, è venuto con la moglie e con la figlia, e ascolterà questo ciabattino. Questo ciabattino, la prima volta che vede il Sacro Cuore, ho dimenticato una cosa importantissima. Gesù gli manderà dal suo cuore, dal Sacro Cuore, un raggio di luce al suo cuore. Come Padre Pio aveva le stimmate, Elia sul suo cuore ha la firma del Signore. Scusate se faccio una piccola, vado in un altro discorso. Questa cosa era evidente agli intimi di Don Elia, cioè quando lui si è ammalato gravemente, era assistito da alcune persone che mai hanno fotografato il petto di Don Elia. Però abbiamo delle testimonianze. Un medico di Bologna, durante un controllo, dirà: ma lei ha avuto un infarto? Assolutamente no, ma guardi, dal tracciato ha avuto un infarto. Faranno un controllo con un'ulteriore macchina e il medico rileverà sul cuore una ferita di 2 centimetri. La firma di Gesù, la firma della presenza di Gesù in Elia, che noi abbiamo sempre chiamato Elia, ma in realtà si chiama Elia Bellebono Ezechiele. Importantissimo. Nessuno sapeva di questo doppio nome. Anch'io mi chiamo Domenico Maria, ma lui era Elia Ezechiele, un altro profeta importantissimo,
Ezechiele 34, andate a vedere cosa dice Ezechiele 34. Non ve lo sto a spiegare, leggetelo. Bene, questo Signore, quando Elia racconterà di vedere uscire dal tabernacolo Gesù, dice anche che Federico, sin da subito, Federico era il demonio, lo bastonava. Vede Gesù e in estasi. I suoi fratelli seminaristi in quel momento hanno paura, corrono dal padre maestro. Padre maestro, c'è il Bellebono che è in estasi, lo chiamiamo, non risponde. Il padre maestro gesuita, padre Longoni, gli dice, quando si riprende, mandatelo da me. Elia si riprende, gli amici lo invitano ad andare a parlare di quello che è accaduto al padre maestro e lui racconterà, ho visto una nube dal tabernacolo. Ma il padre maestro dice, ma come mai perdi sangue? Dice, Gesù mi ha mandato un raggio di luce dal suo cuore, sì, sento un bruciore. Il padre maestro gli darà un fazzoletto per tamponare la ferita, gli dice, vatti a riposare, vai in camera, riposati, poi ci vediamo. Passa un giorno o due, ma Elia è felice, ha visto Gesù, ha parlato con Gesù, è una cosa indescrivibile. E cammina per riprendersi nel giardino e all'improvviso vede un ortolano, lo definisce, aveva i capelli dritti, gli occhi rossi, aveva i piedi da gallo, dei pantaloni uscivano i piedi come un gallo. E gli dice, chi ti ha detto di raccontare al padre maestro quello che hai visto in cappella? Ma io non l'ho detto a nessuno, come fai a sapere tu quello che è successo a me? C'è un battibecco tra questo ortolano e l'Elia, e l'Elia capisce di trovarsi di fronte a un demonio. E in nome di Gesù, Maria, vai via! E il demonio, prima di scomparire come un serpente, gli darà 4 bastonate, lo farà cadere nel fosso dove ci sono i rovi. Capirete i fratelli religiosi che lo vedono prima in estasi, poi nel fosso pieno di rovi, ma quel demonio prima di diventare un serpente e di insinuarsi tra i rovi e i sassi, come se una sega elettrica si azionasse su tutti i rami delle piante lì intorno, faranno cadere sull'Elia tutti i rami e lui tra i rovi, tra i sassi, tra le bastonate e il peso incomincia a chiedere aiuto, aiuto, e i fratelli lo soccorrono, ma c'è sempre quello che va, padre maestro, è successo questo. Padre maestro ascolterà, riposati, ma devi scrivere tutto quello che ti è accaduto, sia della prima volta che questa volta. Sì, padre, lo farò. Successivamente Federico si presenta nella stanza dove ci sono tutti gli altri letti. E il letto dell'Elia va a fuoco. Tutti dicono, ma tu fumi! Assolutamente no. Perché c'è tutto questo fumo, questo fuoco? Anzi, dalla ribaltina, in ginocchiatoio con la ribaltina, lui aveva scritto quello che gli era accaduto sia in chiesa che nel giardino, l'aveva scritto. Bene, il demonio brucerà tutto la carta intorno allo scritto e si presenterà di nuovo in camerata e gli dirà, ma chi ti ha detto di andare a raccontare anche quello che tu hai visto in giardino? E lui di nuovo dice, in nome di Gesù e Maria vai via. In quel momento il demonio esce dalla camerata, non prima di aver dato un pugno nel muro, quei muri maestri di una volta, lo sfonda, sopra c'era una finestra con una grata, la grata cade. Questo per dirvi che mentre sta raccontando questo episodio,
Il conte Petrangolini, che l'ho visto in chiesa a San Francesco, dice: ferma un attimo, il mio padre spirituale, il mio direttore spirituale a Roma è un gesuita. 10 anni fa mi ha raccontato di questa cosa. Quindi per noi è stato come San Tommaso che ha messo la mano nel costato per vedere Gesù. Effettivamente abbiamo iniziato a credere a questa persona. Ci confida nel tempo, perché è stato vario tempo a casa, questo suo grande desiderio di diventare sacerdote, della difficoltà che aveva nel trovare un vescovo che lo accogliesse. Aveva da tempo iniziato un rapporto epistolare con il vescovo di Fano, Monsignor Mici, il quale qualche tempo prima aveva creato un seminario per le vocazioni adulte. I due si iscrivono ma non si incontreranno mai. E io ho accompagnato una volta Elia Ciabattino da questo vescovo, con me mia sorella e il professor Walter Fontana dell'Università di Urbino. Il vescovo ascolta, anche perché c'è un trascorso epistolare tra i due. Probabilmente il Sacro Cuore dà la chiave per aprire il cuore del vescovo, il vescovo lo accetta come seminarista, ma non nel seminario regionale, ma nell'eremo di Montegiove, dove lui vivrà poi, da quel momento in poi, nella sua cella. Avrà un suo telefono, avrà un suo spazio, ma che cosa farà poi Gesù? Il 7 gennaio del 73, lui è ancora a Domodossola, Gesù gli appare nella chiesa della Cappuccina, va in estasi, e lì Gesù gli dice: farai costruire una chiesa a Urbino, un santuario dedicato al mio sacratissimo cuore. Lì farò piovere tante grazie, sarà sede del mio amore e della mia misericordia. Poi Gesù gli dice: farai dipingere un quadro come tu mi vedi. Sì, Gesù, lo farò. Tu darai la descrizione. Nel marzo del 73, dopo essere stato in Assisi, si ferma, perché a questo messaggio importante va dal vescovo, accompagnato da Monsignor Picardi, suo padre spirituale, e dice: Gesù mi è apparso e mi ha detto che Urbino vuole una chiesa dedicata al Sacro Cuore. Il vescovo ha detto: va bene, vediamo, farà il Signore. Non ha detto né di sì né di no. Sai, se ne incontrano tante di persone, lo ha ascoltato. Andiamo avanti. Dopo aver incontrato Sua Eccellenza, lui si ferma qualche giorno e incontra l'artista, il pittore, che farà quel bozzetto. Quello è un bozzetto. È un professore dell'Università dell'Accademia del Cairo. Sta facendo un corso di perfezionamento. Per caso si trova a casa mia. L'Elia, come noi stiamo parlando qui, racconterà quello che vi ho appena detto. La nuvola si apre, vedo la figura maestosa di Gesù. Ma guardate qual è la cosa che il pittore coglie nel racconto di Don Elia: e chino verso di me. Elia è in ginocchio che prega e Gesù è chino, lo ascolta, ascolta le sue preghiere. Noi siamo abituati a vedere come quell'immagine là, bellissima, ma un Gesù che ci ascolta, un Gesù sulle nuvole. L'Apocalisse ci parla che Gesù arriva con il carro sulle nuvole. Due domeniche prima di Natale abbiamo sentito il Vangelo: Gesù arriva sulle nuvole. Ecco la modernità, l'attualità di queste immagini. Ma più ancora, voglio un santuario dedicato al mio sacratissimo cuore.
ha scelto il vino perché Elia ha parlato per la prima volta qui. Vi voglio dire anche questo. Le cose bellissime sono queste. Lui è ancora a Domodossola. Gesù gli dice, vai in Urbino, perché quando Gesù parlava, lo chiamava, gli dava un leggero tremore. Senti il tremore, Gesù gli dice, vai in Urbino, troverai un terreno dove c'è solo un melo. Lui parte col suo autista da Domodossola, non sa dove può essere il melo. Il terreno, il territorio di Urbino è vastissimo. Verrà su da questa strada qui di fronte a noi, sorpassa le due case e vedrà sulla destra questo melo enorme. Ferma, ferma l'autista, ferma che è questo, ferma è qui. Effettivamente il terreno è in vendita. Fa il compromesso e dà appuntamento alla proprietà per fare l'atto di passaggio definitivo. È già diventato sacerdote, scusate se il mio tempo raccontando, io riesco a collocarlo, voi forse un po' meno, è già diventato sacerdote, mancano pochi giorni alla stipula dell'atto. Elia, anche se vede Gesù, è un uomo come noi, è preoccupatissimo, non ha i soldi, fatto molto attuale nel periodo che stiamo vivendo. Va nella chiesa di Monte Giove e prega intensamente, a questo problema, dover pagare il terreno o non ha i soldi. Gesù esce dal tabernacolo, cosa c'è Elia? E lui con la sua bontà, con la sua ingenuità, ma Gesù, non ho i soldi per pagare il terreno, mi hai detto tu di comprarlo. Gesù gli dice due cose. La prima, non ti fidi di me? Ti ho fatto trovare il terreno, ci sono io dietro a questa operazione, ci sono io dietro alla chiesa. Vai in cella e prega. Sì, Gesù, lo farò. Va a pregare intensamente, chiede la grazia come tanti di noi chiedono le grazie. Siamo qui per questo. Arriva una telefonata. Sono Mario di Milano. Lei è Don Elia? Sì, sono io. Può venire a confessare mia moglie che è in fin di vita? Ma io sono afano, come faccio a venire a Milano? Domani mattina alle 6:30 c'è il mio autista. Si faccia trovare fuori del cancello di Monte Giove. Bene, prende, parte, va, confessa questa signora, poi andrà dal Mario e gli dice, ho confessato sua moglie, ha fatto la Santa Comunione. Stia sereno, sua moglie è in paradiso, perché si è confessata, si è liberata di tutti i peccati di una vita. E questo Mario, ma cosa posso fare io per lei che ha fatto tanto per mia moglie? Mia moglie in paradiso è la cosa più bella che potevo sentire. E lui gli dice, guardi, devo tornare a Fano, ho la mia rubrica con tutti i nomi dei miei amici, devo trovare i soldi per pagare il terreno. Ha un problema economico? E dice, sì, ho un problema. Si sieda, Don Elia. Il signore va nello studio, ritorna e gli dice, quanto le occorre? E lui, 150 milioni di lire. Questo signore farà tre assegni da 50 milioni l'uno. Questo breve racconto per dirvi delle cose essenziali, che Gesù è sempre vicino a noi, ma non a Don Elia, a tutti noi. Continuamente, se vuoi avere una grazia, prega intensamente che Gesù te la concede, te la dà. Perché ha voluto un santuario qui? Perché lui ama sentirsi chiedere le grazie. E lui ci dice, farò piovere tante grazie. Ma avete visto la pioggia degli ultimi giorni? Quante gocce ha? Quante grazie Gesù ha da darci? Grazie spirituali, grazie anche nel corpo.
Quante volte abbiamo pregato alla Madonna con tanti rosari: Madonna, guariscimi mio papà, mio figlio. Ma lui è qui per tutti. Lui è il figlio di Dio. Ha voluto lui questa chiesa. Pregarlo direttamente. Il suo cuore è così grande che ci stiamo tutti. Lui sa già quello che abbiamo bisogno, ma vuole sentirselo chiedere. Padre nostro, come lui ci ha insegnato, accetta questa mia sofferenza. Pensate una cosa che non ho detto. Don Elia, ogni volta che salvava un'anima, il demonio si presentava e lo bastonava. Quante bastonate ha avuto? Io posso testimoniarvi questo. Domenico dice questa cosa importante. Il demonio, quando era a casa mia, va nella mia camera, perché dormiva nel mio letto, e riceverà, l'Elia riceverà tante bastonate. Alla mattina ha un naso così grosso, rosso, gronda sangue. Ma cosa hai fatto, Elia? Sono caduto dal letto. Ma guarda che impossibile, è 50 centimetri, non ti puoi rovinare così tanto. Va alla Santa Messa, ritorna ancora il sangue, scende dal suo naso. Lo ricoveriamo all'ospedale di Urbino, starà una settimana nell'otorino, una settimana in oculistica, verrà dimesso. La diagnosi: non abbiamo trovato l'origine dell'epistassi. Il demonio si presentava quasi quotidianamente e riceveva tante bastonate. Gli rompeva la cannella dell'acqua. Un'ultima cosa, poi va alla Santa Messa e con un amico si lasciano. L'amico arriva davanti al cancello e vede l'Elia, ancora a ciabattino, abbracciato ad una bellissima donna, che effusione amorosa. E questa dice: caspita, abbiamo fatto la comunione insieme, ti ho lasciato a casa lì e tu sei qui già con una donna che fai questa cosa. Allora ha paura, corre da in Viale Italia da Don Elia a Domodossola, gli bussa: ma Elia, sei davanti al mio cancello con una donna, stai facendo delle cose, ma come posso essere là se io sono qui? Ma vieni a vedere, ma guarda. Esce, vanno a vedere, effettivamente il demonio è con una figura che si stanno abbracciando. L'Elia ripete: in nome di Gesù e Maria, vai via. Si aprirà la terra, i due demoni cadranno dentro. L'uomo, che ha appena fatto la comunione con Don Elia, ha fatto il ringraziamento, vede l'inferno, vede che questi due esseri cadono nel fuoco. Quando la terra si richiude, esce fuori una puzza di zolfo che rimarrà lì per qualche giorno. Voi chiedete: ma questo uomo che ha avuto paura, dopo una settimana muore, perché gli prende quasi un ictus, ma va in paradiso perché appena ha fatto la Santa Comunione. Ci pensate questo? Noi siamo qui in questo cammino per andare tutti in paradiso, tutti, nessuno è escluso. Dal momento del battesimo siamo tutti chiamati a diventare santi, nessuno è escluso, c'è il più fortunato e il meno sfortunato. Ma Gesù dov'è? È sempre vicino a noi, ma noi lo ricordiamo nelle nostre famiglie, ai nostri amici, raccontiamo di quanto è buono Gesù, quante cose ci può dare. O ci ricordiamo solo quanto, porca miseria, mi fa male una gamba, aiutami Signore. E io vi dico che il primo venerdì di ottobre, a un mese dalla consacrazione della Chiesa, è stata fatta il primo incontro per il primo venerdì del mese alle 8 di sera. Un signore che ha una figlia suora mi ha avvicinato successivamente e mi ha detto: io stavo molto male, non riuscivo più a lavorare, avevo la gamba come paralizzata. Quella sera mia moglie mi ha detto: dai, andiamo a fare il primo venerdì del mese a Castacolo.
era seduto in queste panche qui. Durante l'elevazione questo signore ha dichiarato, perché ha dichiarato poi in una lettera autenticata dal suo parroco, la sua gamba ha sentito come un caldo e la gamba è guarita, non ha avuto più problemi. Quindi cosa ci ha promesso? Farò tante grazie. Noi siamo persone che ascoltiamo Domenico, che ha ricevuto queste cose e ve le dona come le ha sentite, nella semplicità, come era semplice Don Elia. Basta poco per voler bene al Signore, una preghiera, Gesù, ricordati di me, quella breve preghiera che c'è nel Santino, cuore di Gesù, tu sai, tu puoi, tu vedi, impariamola, chiediamo a Gesù, crediamo al tuo amore per noi, e questo è il segno del suo amore. Questa qui non è stata fatta con facilità, questa chiesa, ci sono stati molti problemi, Gesù li ha sistemati tutti, perché ha voluto lui questa chiesa. Dall'inizio fino a oggi andremo avanti perché lui vuole così. Questa chiesa è essenziale, non ha tanti altari come siamo abituati a vedere le chiese del 700, del 600, con tanti altari barocchi o altre cose. Qui c'è Gesù, due linee, una linea superiore e una centrale qui. Dove portano? Al tabernacolo e all'immagine di Gesù che è pronto lì ad ascoltarci. Portate i vostri amici, portate la vostra famiglia, venite a pregare qui. Gesù è qui per questo. Io sono un padre di famiglia, ho avuto solo la fortuna di conoscere Don Elia, di essere stato presente alla sua consacrazione, di averlo accompagnato dal Cardinal Palazzini. Sono stato sposato da Don Elia nell'81. Ho fatto la mia vita, poi Gesù mi ha chiamato. Mi ha chiamato perché lavoravo in banca tranquillamente. Un signore della fondazione doveva estinguere un titolo e io ho detto non posso farlo perché questa persona è morta. E questo dice, ma come fa a sapere perché è morta Fano, no? Don Elia, ma come fa a sapere che è morta? Racconto la mia conoscenza. Bene, dopo un anno mi viene a cercare, dice, signor Domenico, data la sua conoscenza con Don Elia, la vorrei proporre quale nuovo consigliere, perché sa, la fondazione come atto della fondazione, Don Elia voleva che tutti i consiglieri della fondazione dovevano essere a conoscenza sia della figura dell'Elia sia del santuario, e così è stato. Io sono entrato e mi hanno fatto poi direttore amministrativo, ho seguito i lavori, ho portato avanti. Gesù mi ha richiamato a servire di nuovo a lui. L'Elia mi ha fermato a 15 anni nella mia sala, mi ha preso il polso e mi ha fatto l'elenco dei miei peccati che solo lui poteva sapere. Solo lui. La presenza, il mistico Elia, la presenza continua di Gesù in lui. In qualsiasi circostanza, voi pensate, Gesù gli faceva vedere come un trailer questa persona che stava per commettere un peccato e lui diceva all'autista, andiamo in questo posto, e lui seduto di fianco all'autista, vai a destra, vai a sinistra, vai di qua, vai di là, e arrivavano puntuali all'ora prevista da Gesù. Pensate che potenza Gesù. Elia e Ezechiele, leggete il numero Ezechiele 34, leggete questo brano e poi capirete tanto. E in ultimo vi vorrei leggere il suo, diciamo, quasi testamento spirituale. Dopo 10 anni dalla consacrazione lui ha fatto una lettera. Adesso me ne leggo una parte, scusate se leggo. E lui dice, carissimi amici,
Sono ormai trascorsi 10 anni dalla mia consacrazione sacerdotale. Il primo ringraziamento lo rivolgo al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo e alla Vergine Maria, Regina della Pace, per avermi scelto quale strumento per la salvezza delle anime. Estendo pure questo ringraziamento a tutti voi, coinvolti con me dallo stesso amore. Ripensando a tutte le vicende della mia povera esistenza, non trovo istante che non sia stato sorretto dall'amore infinito del cuore divino di Gesù. Egli mi ha sempre guidato e portato come un bambino fra le sue braccia. Quanto io definisco l'Elia come un bambino. Effettivamente aveva un approccio di semplicità verso le persone, aveva una grande stima verso tutti quelli che erano professori, dottori, ingegneri, quasi a riconoscere la sua ignoranza, perché diventerà sacerdote solo con la seconda elementare. Quando Micci lo accoglie nel seminario, poi avrà bisogno di permessi speciali per farlo diacono. Lo portiamo dal Cardinal Palazzini, che a conoscenza delle sue virtù sì, lo accoglie, lo farà diacono e lo ordinerà sacerdote l'11 aprile del 1977. Voglio infine dire questo. Il suo amico carissimo Mario Ceresa, anche lui indicato dal Signore all'Elia, dice in un colloquio: Elia era ansioso di vedere iniziare questa costruzione, voleva vederla forse finita prima di morire. E lui gli dice: stai sereno, sarà finita fra 25 anni. Lui muore il 2 di settembre del 1996. Il 3 settembre di quest'anno, 25 anni precisi, la Chiesa è stata consacrata da Sua Eccellenza Monsignor Tani. La precisione del Signore è sempre da tenere conto, di non sottovalutare mai. E come l'Elia, sì Gesù, lo farò. Scusate se vi ho fatto perdere un po' di tempo. La serata prosegue con Don Piero, parroco del santuario, che ci parlerà fra una catechesi sul Sacro Cuore di Gesù. Capisco che potete essere anche stanchi. No? No, non siete stanchi. Però credo che sia importante iniziare una riflessione sul Sacro Cuore, che sarà, credo, continuata nei prossimi primi venerdì
in altri santuari. Allora io, non sapendo dove prendere tutto questo che potevo dire a voi stasera, mi sono messo davanti al computer e ho cominciato a scrivere una premessa. Bisogna, guardando il Sacro Cuore, bisogna tenere presente una parola che il Vangelo riferisce spesso a Gesù. E la parola è compassione. Compassione. Dio è presentato come ricco di misericordia e compassione. Il Salmo 86 prega: Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Il profeta Zaccaria ci ricorda, è bello questo, dice Dio: io di nuovo mi rivolgo con compassione a Gerusalemme, di nuovo, mille volte prima, e continua. Dicevo, il Vangelo sottolinea, a proposito di Gesù, questa parola compassione. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Immagino che il cuore di Gesù sia sobbalzato nel suo petto. Così gli altri evangelisti, oltre San Matteo, dicono che vedendo la grande folla ebbe compassione di loro e si mise ad insegnare molte cose. San Marco, prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci, evidenzia ancora: sento compassione di loro, dice Gesù. E quando va a Nain e si imbatte nel corteo funebre, Gesù, vedendo la madre del ragazzo morto, fu preso da grande compassione per lei. E l'autore del libro della Lettera agli Ebrei dice: Gesù è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, quindi anche di noi, di tutti noi. Questo sentimento di compassione pervade tutto il Vangelo. Gesù ha il cuore sensibilissimo e tenerissimo quando incontra i malati o i bambini, i peccatori. Anche di fronte ai farisei Gesù ha un cuore che pulsa a pieno ritmo. Ricordate le parole di San Luca che descrivono questo padre che, vedendo il figlio, ne ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Che bello, che gusto, che soddisfazione leggere questa parola, perché ci consola, ci libera. La compassione è un termine che collega la misericordia con quel movimento delle viscere che spingono a sentire vivamente e vivacemente la persona e le situazioni dentro il proprio cuore. Questa compassione noi la dobbiamo approfondire mettendoci davanti al crocifisso. Perché? Perché è lì che Gesù ha dato testimonianza massima della sua compassione, quando dice delle parole. La prima: ho sete. Gesù sente tanto amore verso tutta quella gente che gli sta intorno, che ha sete e desiderio ardentissimo della loro redenzione, della loro salvezza. E allora esce in quell'altra parola: Padre, perdona loro. La compassione esce dal cuore di Gesù e diventa perdono per tutti. E queste parole: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, accompagnano il tristissimo gesto del soldato che prende la mano di Gesù, con violenza la tira sopra il legno, vi conficca un chiodo e continua a martellare finché quel chiodo non è passato tutto. E Gesù dice: Padre, perdonali. Nel mentre del delitto contro Gesù esplode al massimo la sua compassione. Ma ancora, per capire, dobbiamo aspettare il momento in cui il soldato, anzi il centurione, si avvicina a Gesù e con un colpo di lancia gli apre il cuore. Ha aperto quel cuore e resterà sempre aperto, anche oggi. Dopo il peccato originale, il paradiso fu chiuso. Ma adesso un altro paradiso si è aperto ed è il cuore di Gesù. Bisognerebbe leggere le testimonianze di certi santi che, abbiate pazienza, poi nominerò, i quali si sentono dire da Gesù: entra nel mio cuore e lì trovi pace, lì trovi ristoro. Infatti Gesù, un giorno che aveva incontrato tanta gente e li vedeva stanchi, sfiniti, ha detto queste parole: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non è il riposo e non è il ristoro dei governi di oggi,
è una pace totale che Gesù dona a coloro che entrano nel suo cuore e vi rimangono. Entra con tutti i problemi, situazioni difficili, le attese e le speranze, e lì trova pace piena. Ricordate anche l'esperienza di Giovanni nella sera dell'ultima cena, quando posa il capo sul cuore di Gesù, l'unico, a parte sua madre Maria, l'unico che ha sentito i battiti, direi violenti, forti, che uscivano dal cuore di Gesù. E poi Tommaso che mette il dito dentro quella piaga aperta, va a toccare il cuore di Gesù. Beato Tommaso, ma beati anche noi, tutte le volte che, come Tommaso, facciamo la stessa cosa. Perché si parla del cuore? Perché il cuore è uno di quei termini carichi di contenuti. Il cuore umano, pur essendo l'organo fisiologico che dà vita al corpo, rappresenta il centro interiore dell'uomo, il luogo da cui procedono i pensieri più profondi, i sentimenti, gli atti di intelligenza, gli atti di volontà, le decisioni. Il cuore è soprattutto il luogo segreto, il santuario, là dove abita l'uomo nella sua interiorità, dove l'uomo incontra e può incontrare il suo Dio. San Francesco di Sales dirà che il cuore è la sede e la sorgente dell'amore. Perciò, guardando il cuore di Gesù, il cuore aperto per la Chiesa, è mettersi in contemplazione della ricchezza immensa dell'amore di Cristo verso tutti. Se l'apertura del costato è la manifestazione suprema dell'amore di Cristo, non può dispensarci dall'andare incontro a questo cuore che già si rivela durante tutta la vita terrena. Un cuore vivo, un cuore che ama. Dal momento dell'incarnazione, il cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, vive e si consuma nell'amore. E ogni parola, ogni gesto, ogni espressione nasce da quel cuore e fa uscire quell'abbondanza di amore che lo riempie e lo ricolma. Un cuore che ama gli uomini tutti, che ama i bambini, ama le donne, ama i peccatori, ama gli anziani, ama e basta. Ma il bello è che Gesù ama con il suo cuore umano, quel cuore che palpita,
bellissimo che a Lanciano l'ostia che si conserva riporta qualcosa di un cuore, qualcosa di un cuore, perché l'Eucaristia è il dono che ci trasmette continuamente l'amore, l'amore di Dio, l'amore di Gesù, questo amore divino però in un cuore umano. Qualcuno ha studiato di che cosa è morto Gesù sulla croce, le teorie più diverse. Ho sentito un santo sacerdote che diceva: Gesù sulla croce è morto perché il suo cuore è scoppiato, scoppiato d'amore. Sapete che Gesù si è fatto vedere e ha parlato a una santa che si chiama Margherita Maria Alacoque, vissuta dal 1647 al 1690 nel convento di Paray-le-Monial in Francia. Non vi dico la gioia di 2 o 3 anni fa, quando sono stato a Paray-le-Monial e ho potuto celebrare l'Eucaristia su quell'altare sul quale Gesù appariva e parlava alla Santa Monaca. Ecco, a lei Gesù descrive il suo cuore e racconta il suo amore appassionato. Bisognerebbe leggere gli scritti di Santa Margherita Maria. Le dice: il mio cuore divino è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, per te, per te, per te, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli di preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono grazie di santificazione e di salvezza. Il mio cuore, dice ancora, è tanto appassionato. E vuole diffondere questo amore, ma da solo Gesù non gliela fa. Vuole che lo aiutiamo noi. Dice Margherita Maria: un'altra volta Gesù mi svelò le meraviglie inesprimibili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva che ingratitudine e indifferenza. Questo, mi disse, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che ho per loro. Mi piace
e consentitemi di cogliere nel diario di Santa Faustina, vissuta dal 1905 al 1938, cogliere alcune espressioni che Gesù ha confidato a questa santa polacca, che direi ulteriormente chiariscono le parole che Gesù aveva detto a Santa Margherita. Le fiamme della misericordia mi bruciano, desidero riversarle sulle anime degli uomini. Oh, che dolore mi procurano quando non vogliono accettarle. Figlia mia, fa quanto è in tuo potere per la diffusione del culto della mia misericordia. Io completerò quello che ti manca. Di all'umanità sofferente che si stringa al mio cuore misericordioso e io li colmerò di pace. Figlia mia, di che sono l'amore e la misericordia in persona. Quando un'anima si avvicina a me con fiducia, la riempio di una tale quantità di grazia che essa non può contenerla in sé e la deve irradiare sulle altre anime. Un giorno Margherita Maria adora il Santo Sacramento e in quel momento ha luogo la dolorosa testimonianza di Gesù. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il suo amore. Invece di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di loro che ingratitudine, irriverenze, sacrilegi e disprezzo che essi mi usano in questo sacramento d'amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Dice Gesù a Santa Faustina: il mio cuore è addolorato perché le anime elette non comprendono quanto sia grande la mia misericordia. I loro rapporti con me sono in un certo modo espressione di diffidenza. Oh, quanto questo ferisce il mio cuore. Ricordatevi della mia passione e se non credete alle mie parole, credete almeno alle mie piaghe. Quanto dolorosamente mi ferisce la diffidenza verso la mia bontà, i peccati di sfiducia sono quelli che mi feriscono nella maniera più dolorosa. A questo punto mi piace introdurre in questa riflessione altre due o tre figure. Penso che le conoscete. Una è Santa Veronica Giuliani, una santa comunque della nostra diocesi, morta nel 1727.
vissuta nel convento a Città di Castello, contemporanea di Santa Margherita Maria. In 20.000 fogli ha scritto tutta quella che è stata la sua esperienza mistica, cioè l'opera del cuore di Gesù nel cuore di questa santa. Lei ha rivissuto tutta la passione in modo mistico, certamente. Nel proprio cuore vede e sente impressi i simboli o strumenti della dolorosa passione di Cristo. Sapete che dopo la sua morte il vescovo, con una commissione, ha voluto fare proprio l'autopsia del suo cuore e ha trovato che il suo cuore aveva tutti i segni della passione: il martello, i chiodi, la scaletta, eccetera. C'è tutto un gioco di parole tenerissime, affettuosissime. La santa viene chiamata da Gesù cuore del mio cuore. E la santa scrive: il Signore, nella ferita del suo costato, facevami vedere il suo cuore ferito e tutto fiammeggiante di amore. Nel medesimo tempo io vedevo questo cuore, il suo, ivi dentro al medesimo cuore di Gesù, il quale, come uno specchio, stavami avanti e facevami vedere tutto quello che esso operava in questo cuore. E io sentivo gli effetti di tutto e vedevo nel cuore di Gesù le operazioni amorose che lui compiva nel mio cuore. Sarebbe interessante continuare, però è un invito. L'ho portato con me un estratto, un libriccino piccolo, dove sono raccolte le pagine più forti di questo diario. È possibile reperirlo. Un'altra figura è un'altra suora. Pensate, 1890 è nata. Nel 1920, 30 anni, è entrata in monastero. In 3 anni vive un'esperienza straordinaria a contatto del cuore di Gesù. 3 anni, perché muore a 33 anni. È una santa spagnola vissuta in Francia. Alcune espressioni di Gesù a questa Maria Josefa Menéndez: guarda come i sacerdoti e i consacrati feriscono il mio cuore e trafiggono le mie mani. Ancora, il mio cuore è il trono della misericordia, dove i più miserabili sono i più accolti. Io cerco l'amore, amo le anime e attendo la risposta del loro amore. Quante volte Gesù dirà
nelle sue apparizioni a questa suora, vieni e riposati in me, perché questo mi consola tanto. Consolare il cuore di Gesù. Direi che il messaggio riassuntivo di quanto ha detto a questa suor Josefa: consolare il cuore di Gesù, perché ferito soprattutto dai cuori consacrati e mai ricambiato a dovere dell'amore che offre. Un'altra figura, sempre di questa nostra zona, si chiama Margherita. Margherita, noi diciamo della Metola, nell'entroterra, o di Città di Castello, vissuta dal 1287 al 1320, nata con molti handicap, abbandonata dai genitori, scansata da tutti, mentre lei, pur essendo cieca, zoppa, compiva verso chiunque le opere di misericordia. Nella sua devozione coltivava molto il suo cuore, accogliendo soprattutto il mistero della incarnazione, al punto che nel suo cuore si sono formate tre figure che facevano pensare al presepe con le figure di Maria, di Gesù e di Giuseppe. È raffigurata Santa Margherita con il cuore in mano, e su questo cuore rappresentato un presepe. Ecco, vado avanti per dire che questa richiesta di Gesù di rispondere al suo amore è espressa lungo i secoli da tante persone, attraverso tante persone. Gesù affamato di amore, perché vuol salvare tutti i peccatori. Ecco allora la grande promessa. La grande promessa dei 9 primi venerdì che voi conoscete e praticate, che tanti hanno conosciuto e praticato. Sarebbe bello che le famiglie vivessero i primi venerdì, che i bambini dopo la prima comunione prendessero l'abitudine, di guidati dai genitori, di fare i primi venerdì, far fare ai propri figli i primi venerdì. Sapete anche della festa del Sacro Cuore, voluta come occasione per riparare i troppi peccati di ingratitudine, di indifferenza. E anche l'ora santa che Santa Margherita teneva per sé, ma che la Chiesa ha diffuso in mezzo ai suoi figli, e cioè quel fare compagnia a Gesù in quell'ora
dell'agonia vissuta nell'orto del Getsemani, quando dice a Pietro: non sei stato capace di stare un'ora con me. Che bello sarebbe. C'è chi lo fa il giovedì, se non tutti, parecchi giovedì notte, mezzanotte, luna, questa preghiera dell'ora santa per riparare le ingratitudini. E poi l'immagine che conoscete, questo cuore in mano, col quale Gesù ci dice: te lo voglio dare perché tu ci abiti, ma dammi anche il tuo, quelle fiamme che ci raggiungono, quella corona di spine, quella croce. Non voglio concludere senza fare un cenno al fatto che Santa Faustina ha ricevuto da Gesù il compito di diffondere la coroncina della Divina Misericordia. Che bello, completa la coroncina del Sacro Cuore. E anche a Santa Faustina Gesù raccomanda l'ora santa da celebrare possibilmente alle 3 del pomeriggio e poi la festa della Divina Misericordia, che San Giovanni Paolo II ha istituito per la seconda domenica di Pasqua. In tutta questa riflessione della devozione al Sacro Cuore di Gesù, siamo nel posto giusto per dire che si inserisce la persona, la figura, la storia, l'esperienza di Don Elia. Vi ha detto già Domenico prima delle apparizioni, lui pregava e dal tabernacolo usciva Gesù che gli parlava. Quante volte, e lui con semplicità raccontava queste cose. Gesù che gli appare con il cuore sanguinante, che ferisce il suo cuore. Gesù che dice ad Elia il suo grande desiderio di salvare, per cui manda Elia dall'uno o dall'altro a dire di convertirsi. Un'opera che lui ha compiuto perché per tanti anni, fino poi a chiedere a Gesù questo santuario che è stato realizzato da qualche mese, è aperto ed è nostro desiderio farlo diventare sempre più luogo di accoglienza di tutti coloro che vogliono amare dal profondo il cuore di Gesù. E lo sapete, dal cuore di Gesù riceveranno tantissime grazie. Anche oggi nessuno tornerà a casa senza ricevere tantissime grazie. Ecco, adesso faccio basta, avrei tantissime cose da dire. Però mi permetto di suggerire di mettervi davanti, c'è l'immagine del cuore di Gesù, mettervi davanti a quella immagine e sentirvi parlare
da Gesù. Sentire cosa vi dice. E poi anche voi dite tutto, tutto quello che vi viene nel cuore, tutto quello che sentite. Perché stando davanti al cuore di Gesù impariamo l'amore. E se vogliamo scoprire l'intensità di questo amore, fermiamoci davanti al crocifisso, ma ancor più davanti all'Eucaristia. Perché nell'immagine c'è un cuore dipinto, nell'Eucaristia c'è il cuore umano, divino di Gesù, che ci ama, che ci accoglie e che ci dice: venite a me, siate benedetti, vi ricolmo di tutto il mio amore. Sia lodato Gesù Cristo. Intanto voglio nuovamente ringraziare Don Piero per queste bellissime riflessioni che ci hanno aperto veramente il cuore, un excursus veramente molto, molto bello, molto profondo. Ringrazio anche Domenico Maria per la sua testimonianza su Don Elia Bellabuono e ringrazio anche i nostri amici del gruppo, del coro, Cilitera Nuova della Divina Volontà, che sono venuti, pensate, da Treviso per stare qui con noi, per allietarci con le loro musiche, con i loro canti. Io ringrazio anche voi tutti qui presenti, quelli che ci stanno seguendo dalle televisioni o ci seguiranno sugli altri canali, e vi do appuntamento in presenza o tramite ovviamente i canali nostri YouTube e Facebook. Per il 5 marzo, questa volta al Santuario di Monteberico. Vi ringrazio di nuovo tutti e buona serata. Gesù, io credo in te, 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 Gesù, io credo. Cuore di Gesù, cuore di Gesù, cuore di Gesù.
confido in te, cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Siate i benvenuti in questa preghiera, in questa Eucaristia. Abbiamo la possibilità di consolare Gesù, dargli il nostro amore, ma soprattutto dargli importanza, attenzione. Il mondo è distratto, a volte anche persone di chiesa, distratti, lontani da Lui. Ecco, iniziando questa messa in onore del Sacro Cuore, per consolare Gesù, vogliamo assolutamente chiedere perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre
Donaci di essere rivestiti delle virtù e infiammati dei sentimenti del cuore del tuo Figlio, perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, così Davide fu scelto tra i figli di Israele. Egli scherzò con leoni come con capretti, con gli orsi come con agnelli. Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato l'ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra nella fionda e abbattendo la tracotanza di Golia? Egli aveva invocato il Signore, l'Altissimo, che concesse alla sua destra la forza di eliminare un potente guerriero e innalzare la potenza del suo popolo. Così lo esaltarono per i suoi 10.000, lo lodarono nelle benedizioni del Signore, offrendogli un diadema di gloria. Egli, infatti, sterminò i nemici all'intorno e annientò i filistei, suoi avversari. Distrusse la loro potenza fino ad oggi. In ogni sua opera celebrò il Santo, l'Altissimo, con parole di lode. Cantò inni a lui con tutto il cuore e amò colui che lo aveva creato. Introdusse musici davanti all'altare, con i loro suoni rese dolci le melodie. Conferì splendore alle feste, abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, facendo lodare il nome santo del Signore ed echeggiare fin del mattino il santuario. Il Signore perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele. Parola di Dio. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. La vita di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo. Alleluia, 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 alleluia.
beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni Battista. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla, la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Prima lettura. Il Siracide, il libro del Siracide,
tesse l'elogio del re Davide, parla della sua prodezza, della sua fiducia in Dio e della cura amorosa avuta nell'ordinare la vita liturgica. Però dice anche che Davide, anzi, dice così: il Signore perdonò i suoi peccati. Sì, perché il grande re Davide, come dice la Bibbia, racconta di peccati, insomma, si è dato da fare. Non solo l'adulterio, ma soprattutto l'uccisione di tanta gente, e non tanto di Golia. E poi un censimento col quale pensava di prendere coscienza di essere chissà che cosa. Allora il re Davide disse: ho peccato contro il Signore, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Ecco, Davide ha un cuore aperto a Dio, aperto, per cui sbaglia, peccati ne fa, ma sa invocare il perdono di Dio. Dal suo cuore sale la richiesta di perdono, dal suo cuore sale il desiderio della misericordia, e Dio lo accontenta perché lo riempie di misericordia, perdona i suoi peccati, lo libera dal male che ha fatto. Ecco, siamo davanti al cuore di Gesù. Chi più chi meno, ci abbiamo tutti il nostro cuore segnato dai peccati. Allora voglio dire a tutti di tenere il cuore aperto a Dio, alla sua misericordia. Adesso vi dico una cosa che forse vi scandalizza, ma ve la dico. Non andate a confessarvi perché avete fatto i peccati. Andate a confessarvi perché avete bisogno dell'abbraccio di Dio, quell'abbraccio che perdona i nostri peccati. È con cuore che palpita d'amore e che gioisce perché il perdono di Dio lo raggiunge, ma un cuore aperto, un cuore aperto. Il Vangelo ci racconta di tanti cuori chiusi, impenetrabili dalla parola, dai messaggi di Gesù. Cuore chiuso, impenitente. Erode e compagnia non ne vogliono sapere della verità che aveva annunciato Giovanni, per cui preferiscono i loro bagordi, le loro feste, i loro piaceri, anche, beh, capirai, tagliare la testa a un uomo, cosa conta? Cuore chiuso. Dio si lamenta col suo popolo, perché dice che hanno un cuore chiuso, un cuore che non ama, non è aperto a Dio, non sente il bisogno della misericordia.
cari fratelli e sorelle, nella relazione che ho provato prima a dirvi sommariamente, ecco, vi ho citato dei santi, Santa Margherita Maria, vi ho citato Santa Veronica. Santa Veronica si definisce la mezzana, cioè una persona che si interpone fra Dio e l'uomo che ha peccato. Mezzana, sta nel mezzo, perché vuol portare i peccatori a Dio. Mezzana. Suor Josefa Menendez. Gesù la definisce vittima di Dio per portare a me i peccatori. Racconta nel suo diario questa suora che Gesù andava da lei e diceva: senti, c'è una persona da convertire, sei disposta a soffrire per lei? Sei disposta? E lei dice: sì, Signore. Poi Gesù tornava a dirle, tutto felice: quell'anima è salva, è salva. La Madonna Fatima cosa ha detto? Molti peccatori vanno all'inferno perché non c'è chi preghi per loro. San Francesco e Santa Giacinta Marto, i due ragazzini, hanno vissuto di sacrifici. Pensate, oggi noi ci lamentiamo, diciamo, col Covid, la solitudine. Una ragazzina che ha chiesto alla Madonna di morire sola per offrire un sacrificio per la salvezza dei peccatori. Così avviene. Il nostro Don Elia, lo dicevo prima, l'ha detto molto meglio Domenico, riceveva la visita di Gesù che gli diceva: allora vai a tal paese, in quella via, tal numero, c'è un uomo, c'è una donna che ha detto, ha fatto questo e quest'altro, tu vai da loro e di tutte queste cose e portali a confessarsi e a fare la comunione. E lui partiva e faceva così. È andata da un uomo che, insomma, se la faceva con una signora, e lui si è convertito, è andata a fare la comunione. Quando la donna ha saputo che questo amante si era convertito, è andato da Don Elia e si è arrabbiata fortissimamente. Elia ha detto anche a lei: è questo, è quello, è quell'altro, è quell'altro, se non ti converti. E la donna si è convertita, confessata, è andata a fare la comunione. Ecco, vedete, dobbiamo avere il cuore aperto all'amore di Dio, per noi e per tutti. Facciamoci mezzani, quello che volete, per aiutare il Signore a salvare le anime. Questo è il più grande desiderio del suo cuore, riassunto in quelle due paroline gridate dalla croce, anche oggi le grida: o sete della tua anima, o sete delle anime, perché tutti possano trovare in me la pace e la salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.
Presentiamo ora alcune intenzioni di preghiera. Abbiamo tanto motivo e tanti motivi per pregare. Allora ascoltiamo le intenzioni che ci vengono suggerite e rispondiamo: ascoltaci, o Signore. E fondi sulla Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo. Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore, rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo. Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo. Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma ogni cuore si elevi ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranza i dubbiosi. Noi ti preghiamo. Affidiamo, Padre, i giovani, perché possano venire in questo luogo ad attingere l'amore vero, quello che fa gioire per la vita, quello che mette in relazione con le altre persone, quello che fa lodare e benedire Dio anche per i fiori dei campi. Ti affidiamo, Padre, anche i nostri defunti, specialmente questo fratello Giovanni Poggiaspalla e i defunti delle nostre famiglie, perché abbiano in te la pienezza della pace, per Cristo nostro Signore. Gesù mio, al tuo costato, ricevo il sangue e l'acqua dal tuo cuore, e qui che tutto a me ti sei donato, e io confido in te, oh mio Signore. Gesù mio, al tuo costato.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, il bene nostro e tutta la sua sangue. Dio, Padre di misericordia, che per il grande amore con il quale ci hai amati, hai dato per noi con ineffabile bontà il tuo unigenito Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Il Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia la fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri patroni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Lodiamo e benediciamo il Padre, perché nel cuore di Gesù ci ha rivelato il suo indescrivibile amore verso tutti, specialmente i peccatori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con lo Spirito Santo.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, I'm not afraid to die.
gioia e forza, lui ti darà. Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Io ringrazio tutti, ringrazio l'organizzazione, IASM, per essere venuti qui da noi a stimolarci, direi, in questo amore verso il cuore di Gesù, perché ancora abbiamo bisogno noi di svegliarci in questo santuario del cuore di Gesù per imparare qui a cogliere la bellezza di questo cuore, l'intensità d'amore, e per aprire il nostro. Abbiamo bisogno di imparare. Allora ringrazio voi, bellissimi canti, grazie. Ringrazio l'operatore, gli operatori. E invoco per voi e per me la grazia di avere il cuore aperto a Dio, il cuore spalancato. E tornate a casa con la gioia della benedizione, perché anche voi diventiate benedizione per quelli che incontrerete. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
uscire dalla Chiesa sempre recitiamo questa preghiera. Cuore di Gesù, tu sai. Cuore di Gesù, tu puoi. Cuore di Gesù, tu vedi. Cuore di Gesù, provvedi. Cuore di Gesù, concedi. Cuore di Gesù, crediamo al tuo amore per noi. Cuore di Gesù, pensaci tu. Sia lodato Gesù Cristo e buonasera a tutti.